su Fortnite ormai ci sono centinaia e centinaia di skin diverse tra cui scegliere. E in una sola partita di battaglia reale possiamo trovare ben più di 100 giocatori. No, più di 100 no, ma comunque 100 giocatori con 100 skin completamente diverse l'una dall'altra. Ed è un po' di tempo che sul mio canale non si parla di skin, e infatti in questo video vedremo 13 skin che una volta i giocatori amavano, ma che sono veramente, veramente orribili. E uno se le rivede adesso dice: ma che cavolo, come facevano a piacere? Quindi ora via il Ah no, aspetta un attimo. Siccome stiamo entrando nell'assetto invernale, chiaramente le cose cambiano. Niente più cappellino di paglia, ma questo cappello che chi mi segue dagli inizi sa che portavo sempre nei miei video agli inizi, perché era inverno, fa freddo, quindi bisogna mettersi questo. Vedrete ancora il cappellino di paglia nelle storie di sesso, che ci saranno ancora sul canale se mi supportate come un creatore nello shop. Quindi non fate il finocchio e supportatemi nello shop, chiaro, col codice OctiPFI. E vi ricordo che dovete iscrivervi e lasciare like entro 5 secondi o Farris verrà a trovarvi questa sera per farvi vedere un bel glitch per i V-Bucks. Perché se una skin è brutta la gente lo usa lo stesso? Semplice, perché ci si costruisce dell'hype addosso e tutti non vedono l'ora di avere quella skin. E tantissime delle skin che vedremo in questo video, se ci pensate bene, vi accorgerete che nelle partite di Fortnite Battle Royale non le troviamo mai, o quasi. Ed è ciò che c'è successo con la nostra skin numero 13, la skin di John Wick. O meglio, la skin del mietitore. Ora che abbiamo in gioco la vera skin di John Wick dopo la collaborazione, tutti sappiamo quanto è fighissima quella skin. E se riguardiamo quella vecchia, è decisamente brutta e antica. Vi ricordo che al tempo non si poteva. In realtà quella skin era molto amata, perché durante la season 3 era la skin finale del pass battaglia, e a quel tempo non c'erano veramente veramente tante skin, e quando uno si vedeva questa skin del mietitore venire addosso capiva subito che era un tipo veramente veramente pro player. Adesso chi è che la usa più? Chi è che la usa più? Nessuno. 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 Penso che negli ultimi 3 mesi di non aver mai visto quella skin una volta. Passando alla numero 12, abbiamo il sergente irlandese del trifoglio. Una skin molto particolare, tra l'altro so che è la preferita di Bibo Player. Ed è stata una skin che è stata amata solo per la rarità. Era rara una volta, quindi la gente l'ha amata, ma poi quando è tornata nello shop tutti hanno detto: mi sono ritrovato ad aver shoppato questa skin che insomma non è poi chissà che, costa 800, vabbè non costa neanche troppo, però voglio dire, dai, siamo seri, non è sta grande skin che dici boia, non può mancare nel mio armadietto. Al numero 11 abbiamo DJ Yonder. E no, non sto parlando di quello fighissimo che è uscito in questa season, con vari stili, con la corona soprattutto, che è la cosa più figa in assoluto. No, è una delle skin migliori di qualsiasi Battle Pass, quel Yonder. Continua così, bro. Ma io sto parlando del vecchio DJ Yonder, quello originale. Quella skin che ebbe un sacco di hype all'inizio della season 6 per quanto riguarda il teaser, che fece uscire questa testa di lama e tutti dicevano: wow, che figata sarà, wow! Anche se non molto tempo dopo l'inizio del pass tutti si resero conto che era una skin un po' meh, che ce n'erano mille volte migliori, e che era una skin un po' di merda, cioè un po' schifosa, colori un po', cioè boh, una skin da nabbi in realtà, cioè chi è che la usa ancora? Boh, nessuno penso. Al numero 10 abbiamo una skin che non posso dire, guarda, prendo le distanze, sono le skin dei calciatori. Fermi tutti, fermi, prima di lasciare dislike e di iscrivervi, fermi, fermi. Non sono skin brutte, sono skin carine, assolutamente. Semplicemente sono state delle skin overhypate in una maniera assurda, perché quando c'è stato l'evento dei calciatori alcuni li hanno comprate, ma poi non sono tornate nello shop per tantissimo tempo, e quindi c'era tutta la gente che per un periodo non faceva altro che riempirmi di messaggi su Instagram: ma quando tornano le calciatrici nello shop? Oh mio Dio, voglio le calciatrici, voglio le calciatrici, bla 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 bla. E quando sono tornate tantissimi le hanno shoppate. E raga, me ne sono accorto dal supporto a un creatore, me ne sono accorto tantissimo. A proposito, vi ricordo di mettermi a coach OctiPFI nello shop e di taggarmi su Instagram, visto che vi riposto nelle stories. Comunque, al giorno d'oggi la skin del calciatore è, diciamo, un simbolo di tryhardismo. Cioè uno pensa che se ha la skin del calciatore è un bravo giocatore. Devo informarvi che non è che se avete una skin siete dei bravi giocatori, no. Non è che se hai la skin della calciatrice sei un pro player, no, non lo sei. Cioè la gente pensa che se si mette questa skin è come se si mettesse i pantaloncini da calcio, però quando si mette questa skin si mette i pantaloncini da tryharder e si mette la sciaborchiata, quindi la maglietta da tryharder, e va a tryhardare.
no. Skin carina, ma non è giustificato tutto questo amore per questa skin. Al numero 9 abbiamo due skin natalizie, la tipa col naso da Rudolph Rosso e codice nome in codice elfo. Altre di quelle skin super rare prima del loro ritorno fanno il loro ritorno, tutti le shoppano, nessuno le caga più. In realtà codice elfo è uscita nel 2017 e tuttora non è ancora uscito, e sono sicuro che se uscirà quest'anno la gente la shopperà e poi non se la cagherà di striscio più. Invece la renna è uscita l'anno scorso, cioè dopo un anno che non usciva, chiaramente perché è una skin natalizia, tutti l'hanno shoppata, anche se in realtà non è poi una skin così fantasmagorica, tanto che adesso non la vedete mai in giro. Chi è che usa questa skin qua? Cioè, voglio dire, dai. Al numero 8, veramente, raga, penso che sia una delle skin più orribili nel gioco, ditemi se siete d'accordo nei commenti. È la skin basica della Season 9, la skin del pollo. Ora, anche se gli hanno dato uno stile nero verso la fine del pass, fa comunque schifo. Cioè, è orribile, è una skin noiosa, brutta, è un robot stupido idiota e fa proprio schifo. Cioè, probabilmente l'ho usata 2-3 volte questa skin in tutta la season e per fare le missioni e basta. Ditemi voi se siete d'accordo, secondo me sì, fa schifo. E al numero 7 un'onorevole menzione per tutti i pet del gioco. Quando sono stati introdotti nella season 5, tutta la gente diceva: wow, che figo i pet! Wow! Fanno schifo. Cioè, diciamoci la verità, adesso non li usa più nessuno, riempie uno spazio nel pass battaglia che potrebbe essere liberato per qualche balletto in più o qualche skin in più, nessuno li usa, fanno rumore, ti distraggono e si muovono troppo e occupano spazio. Cioè, e non riesci neanche a farci un set bello che li comprenda nella maggior parte dei casi. Cioè, un tempo magari trovavi gente che li usava, ma al giorno d'oggi ma chi li usa? Non è possibile che in un fight c'è l'omino pan di zenzero che fa grrr, nii, non sento il nemico, si fa grrr, nii. Al numero 6 abbiamo la skin Galaxy. E stop. È una skin rarissima, esclusiva, la gente tutta la ama per questo, io non ce l'ho, quindi è una skin assolutamente carina, non c'è niente di male, cioè non è niente male. Sono convinto che se uscisse nello shop tantissima gente la comprerebbe, non lo metto in dubbio. Però non è una di quelle skin che dici: boia, io devo averla subito, è la skin più bella del mondo. No, è molto voluta, è molto rara, semplicemente perché è una skin esclusiva da telefono. Se non fosse così, nessuno la vorrebbe. Cioè, queste skin esclusive, se non fossero esclusive, non sarebbero così ben volute dalle persone, immagino io. Ma a parte ciò, parlando di skin esclusive, ehi tu, desideri per caso tenere la rarissima skin Glow Wonder Honor? Purtroppo l'Iconic non si può più riscattare. Devi sapere che vendo queste skin e a prezzi stracciati rispetto a certi siti che vendono la Glow addirittura a $49. E non solo, io ti offro anche grandi sconti per te ed i tuoi amici. Inoltre i primi 50 le avranno ad un prezzo ben più scontato degli altri. Sarebbe un peccato non aggiungere questa skin al tuo fantastico armadietto. Affrettati, visita il link in descrizione. Al numero 5 abbiamo un'altra skin natalizia, lo schiaccianoci. Ora, vi dico che questa fa parte delle prime skin leggendarie uscite, per questo all'inizio la gente l'amava tantissimo. Ma fin dai primi tempi dava già fastidio, perché? Perché ai tempi si camperava nei cespugli, e i cespugli erano ben più alti di adesso, di come sono adesso su Fortnite, quindi la gente camperava nei cespugli. Con lo schiaccianoci non potevi farlo, perché aveva quel cappello lunghissimo che ti faceva sbucare fuori dal cespuglio. E già se i cespugli erano alti un tempo, immaginatevi adesso, cioè tu sbucavi col cappello, immaginatevi adesso che i cespugli sono così, praticamente tutta la testa fuori, ti fanno headshot easy. Non penso di vedere un tipo con lo schiaccianocci da una vita. Qui abbiamo la skin meme per eccellenza, ed è la skin del pesce secco, che è una skin così brutta, ma così brutta, ma così brutta, che è finita per piacere a tutti per essere bella. Ed è la skin del pesce secco. Cioè, quando questa skin è uscita, siamo tutti d'accordo, faceva proprio cagare. Io ho visto questa skin nello shop e ho detto: Epic Games, che cazzo fai? Epic Games, queste sono le skin che vuoi far uscire? Epic Games, devo pagare 12 euro per questa skin? Che cos'è questa roba orribile? Ma che cos'è? Puzza via. Quindi in realtà questa è una skin che è il contrario di questo video, cioè faceva schifo all'inizio ed è diventata amata alla fine. Abbiamo il Cavaliere Nero alla quarta posizione. E lo so che magari tu, che non hai il Cavaliere Nero nel tuo armadietto e che lo vorresti tantissimo, dici: se io ce l'avessi, la userei sempre. Non capisco come tu possa dire una cosa del genere. È una skin che io amo, fai schifo, vaffanculo, mi disiscrivo. Chiunque abbia il Cavaliere Nero lo tratta come una normalissima skin, chiunque. Perché è una normalissima skin? È un cavaliere normale, semplicemente vestito di nero. Wow! Cioè, dopo tutto, in gioco abbiamo 70 cavalieri diversi. Abbiamo il Cavaliere Rosso, il Cavaliere Maschio di base, il Cavaliere Femmina Nera maschio, di base,
il cavaliere congelato, il cavaliere maledetto, il cavaliere futuristico in tre varianti. Ho capito che Fortnite ama i cavalieri, ma questa skin non è poi così assurdamente stupenda come tutti fanno credere. Anzi, la gente apprezza molto di più lo scudo del cavaliere nero che il cavaliere nero in sé. Quindi una skin magari molto amata agli inizi, proprio perché come il mietitore era una skin che dimostrava potere, ma adesso... vecchia. E al numero 3 abbiamo Steel Sight. E questa è una skin che magari molti di voi non si aspettavano di trovare in questa posizione, ma io mi ricordo che al tempo la gente la amava. Era la season 3 e durante le registrazioni della serie La Vendetta di Omega, quando volevamo inserire questa skin nel cast, ci preoccupavamo del fatto che nessuno l'avesse, perché era una skin un po' orribile. E quando abbiamo chiesto, ragazzi, chi di voi ha questa skin? Tantissimi ci hanno detto io. E ci siamo stupiti tantissimo. Cioè, voglio dire, quella skin così orribile, brutta, noiosa, coi colori grigi, che schifo, non è né futuristica né antica, non si sa. Eppure c'eravano tantissime persone. Io penso che non vedo questa skin dalla season 4. Cioè, penso di non vederla in gioco veramente da una vita, vi giuro. E non c'è da chiedersi perché, voglio dire. Chi è che la scioperebbe al giorno d'oggi? Al numero 2 abbiamo un'altra skin che qua... la Recon Expert, raga, la Recon Expert. Allora, diciamocelo, io vorrei sapere se questa skin non fosse rara della season 1, se uscisse nella season 11, quanti di voi la scioperebbero? Io vorrei proprio saperlo. È una skin orribile, orribile, è solo che rara. La gente la vuole solo che è rara, la gente la ama solo perché è rara, ma fa schifo. Ha un fisico a pera, un cappello da pescatore, il corpo mi sembra molto più grande e sproporzionato rispetto alla testa. Fa proprio schifo. Fa schifo questa skin, è ovvio. Se tornasse allo shop, tutti la scioperebbero e poi farebbe schifo e non la userebbe nessuno, ve lo assicuro. E al numero 1 penso che tantissimi di voi l'avevano previsto, abbiamo una delle skin più emblematiche di Fortnite in assoluto, mai nella storia di Fortnite una skin così semplice, non originale, bruttina, ha avuto un hype della Madonna tale, e sto parlando dello Skull Trooper. Siamo sinceri con noi stessi. La Ghoul Trooper è mille volte meglio, è mille volte meglio. Cioè, io mi ricordo che prima che tornasse nello shop c'era un hype così della Madonna, che certa gente vendeva il proprio account a $150 con lo Skull Trooper dentro, capite? Cioè, fortunati quelli che l'hanno venduto, voglio dire, sto account. Anche perché la cosa bella è che poi è tornata e nessuno se la cagava più. Addirittura persone l'hanno comprata solo perché era una skin rara e non se la sono cagati di striscio. Per esempio Luca di Cucugini, che la odiava, ma ha detto, beh, la compro perché è rara. No, ma che schifo, cioè, ma non ha senso, compri una skin perché ti piace, no, perché è rara, chi se ne frega. Cioè, io vorrei sapere chi è che al giorno d'oggi usa lo Skull Trooper, a meno che non sia Viola, nessuno lo usa, dai, siamo seri. E tu? Hai ancora una di queste skin e le ami da morire e le usi ancora? Ma allora vaffa...